Con i prossimi due interventi entriamo un po' di più, mi pare, nel campo della ricerca più applicata, se posso usare questa espressione. Ora do la parola al professor Gioacchino Garofoli, che è stato, anche se non sbaglio, studente ISTAO. Intanto aggiungo altre cose per coprire il tempo necessario per sistemare tutta la tecnologia di supporto all'intervento del professor Garofoli, che è stato docente in diverse università italiane, ha cominciato però da studente dell'Università di Ancona e poi ha proseguito gli studi all'ISTAO. Con il professor Garofoli entriamo in un campo, dicevo, un po' più di ricerca sul territorio e sul campo, inserendo il tema della responsabilità sociale tra gli altri temi che Garofoli ci porterà. Io non aggiungerei altro, se lei è pronto, professore. Sono pronto, lo leggo un po' piccolo, ma a lei la parola. No, non vi preoccupate. Allora comincerò, farò una piccola introduzione molto breve per connettere i lavori di FUA sulla diffusione territoriale dello sviluppo e le ricerche, alcune ricerche che sono state condotte negli ultimi decenni. FUA lavora su due grandi progetti di ricerca. Il primo è quello che porta il libro Industrializzazione senza fratture. È un libro dell'83, la ricerca è dell'81-82. E poi alla metà degli anni 80 comincia un progetto finalizzato dal CNR, diffusione territoriale dello sviluppo, che dà luogo addirittura a 12 volumi e con una sintesi che lui cura, pubblicata dal Mulino, Orientamenti per la politica del territorio. Questo libro, circa 300 pagine, che fa sintesi quindi di 4-5 anni di lavoro, è abbastanza interessante, difficile anche, perché da economista generale passa attraverso contributi di diverse discipline su un argomento che allora non era molto ancora frequentato dagli studiosi, se non da alcuni specialisti, e arriva a delle proposte di politica economica, di politica del territorio, piuttosto interessanti. La curiosità di questo libro, che secondo me è tra i meno letti e meno citati nel nostro mondo, ma è un libro estremamente importante. In questo libro ci facciamo delle proposte sulla gestione del territorio del nostro paese con riferimento alla fragilità del territorio italiano e quindi alle ripetute catastrofi cosiddette naturali. Come sapete siamo caduti di nuovo un anno fa, e discuteva come fosse importante fare investimenti di salvaguardia e di cura del territorio. Stiamo parlando di fine degli anni 80, e quindi perché non intervenire prima con una programmazione degli investimenti a lungo termine anziché intervenire poi a mettere le toppe quando ci sono gli incidenti. Non solo, ma questa operazione di anticipazione degli investimenti avrebbe dato luogo anche a una grande capacità di utilizzazione di competenze avanzate e di fare anche innovazione. Questo tema è ritornato negli ultimissimi mesi, un po' c'è stato un piccolo dibattito molto minoritario proprio a seguito dei terremoti dell'Appennino. C'è un'attenzione, però credo che ancora ci sia da riflettere, ma questo poi la lascio. Purtroppo non c'è poi l'intervento specifico che doveva essere fatto su questo argomento, ma credo che avremo anche tempo di fare un po' di discussione, di dibattito, e probabilmente torneremo su questa questione. La FUA entra su questo argomento negli anni 80, precedentemente era stato già navigato da altri studiosi, ma lavorare su questo tema è abbastanza importante perché evidenzia la pluralità di modelli diversi di organizzazione della produzione. Questo è ripetutamente anche riportato in due dei libri di FUA, anche quello del paese del sviluppo tardivo, che ricorda come ci sia una possibilità di sostenibilità economica e sociale
di un modello che si è organizzato sulla piccola e media impresa. Non dimenticate che sino alla fine, grosso modo metà, fine degli anni Ottanta, l'idea diffusa in Italia, ma ancora oggi prevalente, è che tutte le organizzazioni di piccola impresa fossero economicamente inefficienti. E quindi la grande rottura su questo argomento sono, in qualche modo, se volete, i contributi di Foà e i contributi di Beccattini. La cosa che è interessante, chi fa analisi sul rapporto tra economia e territorio obbliga a avere una relazione molto forte con gli stakeholder, con l'oggetto della ricerca dell'economista, del sociologo, e quindi fa crescere anche la consapevolezza sulle opportunità per uno sviluppo, dicevo prima, sostenibile, che qualche economista chiama di tipo endogeno, quindi basato su risorse territoriali e quindi non in qualche modo gestibile e controllabile a livello territoriale. Quindi la possibilità di un percorso da avviare, da percorrere assieme tra le varie componenti della società territoriale. Questo è tutt'altro che ovvio, non è normale, questo è stato già ricordato in alcuni interventi anche in questa sessione, anche stamattina, perché era una caratteristica precipua del modo di lavorare di Foà, ma in gran parte soprattutto dell'esperienza di 50 anni dall'Istao. Questo evidenzia il problema della responsabilità sociale degli attori dello sviluppo, tutti, non solo le imprese, ma anche perché qua prima, anche oggi abbiamo sentito, ci sono rappresentanti delle quattro università ai più alti livelli, è stato dimostrato chiaramente e dichiarato che c'è questo forte coinvolgimento dell'università sui problemi del territorio, ma non è così in genere nell'università italiana. Io che ho molto lavorato su questi argomenti ho trovato spesso anzi una sorta di chiusura, di difficoltà nell'università che non davano spazio su questi argomenti. Quindi questo problema di avere un coinvolgimento, una responsabilità rispetto al processo di sviluppo, ancora una volta, ma questo è ciò che ricordava sia Foà, ma se volete anche Olivetti. Il ruolo della ricerca sul campo è estremamente importante, la ricerca diretta sulle imprese. Stamattina c'erano anche i casi sono anche la conseguenza della ricerca fatta dai ricercatori, dai docenti che lavoravano con l'Istao. La ricerca sul campo, la ricerca diretta è una caratteristica specifica della letteratura italiana degli anni 70-80, è una delle poche cose che gli studiosi italiani hanno esportato a livello internazionale. Gli economisti prima non facevano analisi di campo. Ed è curioso che in gran parte l'analisi di campo nasce in questa regione. Vi faccio un paio di esempi perché il primo lavoro, almeno che io ricordo, ma credo che sia il primo lavoro che può essere considerato come capostipite della ricerca sul campo, è un lavoro di Giacomo Beccattini, che pochi conoscono, sull'industria immobiliare delle Marche. Ma perché il lavoro sulle Marche, sul mobilio delle Marche è stato commissionato da Beccattini? Perché c'era stata la mediazione di Foà. Quindi Foà era già nei primi anni 60 il filtro rispetto a questo tipo di operazioni. Ma vorrei ricordare che Bernardo Secchi, nella seconda parte degli anni 60, era il direttore dell'ISEM e l'ISEM lavorava ampiamente su questi temi. Io ricordo gli scatoloni delle interviste alle imprese che erano accatastati non solo nel gabozzino, nell'archivio dell'ISEM, ma anche in qualche studio dei ricercatori dell'ISEM. Allora è interessante questo rapporto con altri autori che hanno avuto stretti rapporti con Foà. E quindi questo credo che sia importante, e perché l'economista territoriale ha un particolare rapporto con l'oggetto di ricerca, e questo è molto diverso dall'antropologo. L'antropologo non interferisce sull'oggetto di ricerca, lo diceva un po' Aldo Bonomi stamattina. La sua empatia è talmente forte che a un certo punto non è soltanto un analista, ma diventa in un qualche modo il costruttore di un'interpretazione condivisa quando l'operazione comincia a riuscire, c'è un interesse, c'è un coinvolgimento. Si arriva a una interpretazione condivisa con gli attori sociali, si costruisce un rapporto di fiducia. Se non c'è un rapporto di fiducia è difficile che funzionino le istituzioni intermedie, è difficile fare l'operazione di stare in mezzo, ovviamente. Riesce a mobilitare e coinvolgere gli attori economici, le imprese, iniziative di sviluppo economico, nel miglioramento dell'utilizzo delle risorse territoriali e a produrre quello che può essere definito
un processo di sviluppo sostenibile. Però c'è un problema di analisi qualitativa, l'analisi di campo, l'analisi diretta, che si aggiunge all'analisi quantitativa. Siccome negli ultimi anni gli economisti non fanno che fare analisi quantitativa, anzi ormai anche molti sociologi, molti geografi addirittura fanno analisi quantitativa, non si muovono più sul terreno neanche più i geografi, perché è più facile far girare i dati. Questo è un problema serio. Io sono quindi un forte sostenitore dell'analisi qualitativa, ma anch'io ho fatto la mia analisi quantitativa e la seconda parte della mia presentazione sarà volutamente quantitativa. O meglio, vi mostrerò alcuni dati quantitativi che però devono essere trattati e letti con un po' di intelligenza che solo la combinazione tra analisi qualitativa e quantitativa, che non sono in opposizione, pensate alla bellissima rivista diretta da Quality and Quantity, diretta da Capecchi, da Vittorio Capecchi, che da decenni lavora su questo tema. Gli economisti non la conoscono ovviamente, ma credo che chi è abituato a lavorare sul territorio invece lo conosce bene. Allora vi faccio vedere pochissimi grafici per riflettere sui dati del censimento. Mi sono divertito a lavorare sui dati del censimento del 2011 per vedere come era cambiata la diffusione territoriale dello sviluppo, per dirla con il termine che usava Fouas, e vedere come è cambiato. Allora vi mostro prima quella che è l'immagine dello sviluppo regionale della fine degli anni 90, della seconda parte del Novecento, quindi lo sviluppo prima concentrato, poi lo sviluppo della Terza Italia. Questo grafico, che è un grafico di un articolo di Beccattini con Giuliano Bianchi, fa vedere le ondate, quando partono le ondate regionali di sviluppo, quindi ci muoviamo dal 51 al 61, 71, 81, quindi i primi quattro censimenti dell'Italia. In asse delle ordinate abbiamo in verticale abbiamo l'incidenza degli addetti industriali sulla popolazione, quindi la densità di presenza industriale, e in ascissa abbiamo invece la popolazione residente. Man mano è 51, non 91 come gli è scritto, man mano che si sposta nel tempo, si vede se cresce o no la popolazione. Vedete chiaramente che le due regioni del nord occidentale, Piemonte e Lombardia, ma per un po' anche la Liguria, si muovono aumentando l'industrializzazione con la popolazione, quindi con l'immigrazione. Quindi è uno sviluppo di grande città, di grande impresa, grazie anche all'immigrazione, sempre per tornare sul tema con occhi un po' più intelligenti ed economista. Vedete che invece poi a un certo punto c'è un progressivo rallentamento, addirittura la Liguria già comincia negli anni 70 a rientrare, perde industrializzazione, ma addirittura perde anche demografia. Mentre si inerpicano, cominciano a innalzarsi verso l'alto la Terza Italia, le regioni NEC. Si innalzano con una forte accentuazione del processo di crescita industriale, ma senza grande crescita demografica. E vedete invece che il sud procede con linea piatta, il sud più Lazio. Allora questa è la situazione del primo e del secondo ciclo, se volete, del triangolo industriale, della fase del triangolo industriale, della concentrazione dello sviluppo e della Terza Italia. Che cos'è che avviene dopo? Dopo avviene questo processo. Viene un processo, fatemelo dire in modo provocatorio nella prima fase, di apparente omogeneizzazione. Sembra che tutte le regioni si comportino allo stesso modo. Cioè l'industrializzazione sta perdendo in tutte le regioni del nord, della Terza Italia e della Seconda Italia e del Mezzogiorno in un modo analogo, qualcuno perde anche popolazione. I livelli sono diversi, vedete che le Marche ancora tra il 91 e il 2001 crescono ancora l'industrializzazione ed arriva a essere la seconda, la terza regione industriale del paese. Vi ricordo che la regione Marche fino a pochi anni fa, adesso non sono sicuro se lo sia ancora ultimamente, era la regione col più alto tasso di occupazione in Italia, quindi era un modello particolarmente interessante e curioso e da difendere, a prescindere dai declinisti che dicevano che c'erano i settori poveri, eccetera. Ma adesso mi interessa l'altro in questo momento, scusate, se no non faccio in tempo. C'è quindi una sorta di progressivo declino, uguale per tutti. Vi faccio vedere un'altra questione che sembra in cui ci sia un'omogeneizzazione. Qua c'è la struttura dimensionale della Lombardia, dell'industria manifatturiera, della Lombardia e del Veneto.
Agli estremi abbiamo le due situazioni, Lombardia e Veneto dall'81. Guarda, nell'81 com'è diversa, com'è alto, più alto il peso delle piccole, piccolissime imprese in Veneto, com'è molto più basso in Lombardia e com'è più alto il peso delle grandi imprese, quelle con oltre 200, medie grandi, oltre 250 addetti. Ma man mano che ci avviciniamo al 2011, vedo che c'è un avvicinamento progressivo. Nel 2011 sono quasi uguali. E come dire, Lombardia e Veneto oggi hanno una struttura molto simile. Avete, diciamo, un progressivo avvicinamento. Può essere curioso. Vi faccio vedere le ultime questioni. Quali guardiamo dinamicamente? Qui abbiamo, voglio vedere che rapporto c'è tra la specializzazione produttiva e il tasso di cambiamento dell'occupazione. Qui c'è un dibattito anche internazionale molto, molto sbagliato metodologicamente, inizialmente molto ottimistico. Davesi, un francese, aveva detto: ma tutte le regioni non industrializzate, che non sono legate ai mercati esteri, reggono meglio. Beh, viva Dio, la crisi era appena cominciata, l'effetto della crisi era su chi esportava. Ma prima o poi arriverà, i commercianti l'hanno scoperto in Italia soltanto quando è arrivato il problema sul commercio, ma era ovvio che se non ci fosse stata una svolta sarebbe arrivato. Non è che c'è bisogno della sfera di cristallo. Allora, attenzione, vediamo che cosa succede per tutta l'economia, esclusa l'agricoltura, quindi scienziamento dell'industria e dei servizi. Vedete che le regioni, le aree che crescono, che resistono meglio, non so se volete usare resilienza se vi piace, sono le aree di montagna. Trento, Bolzano, Cuneo, la Valtellina, Sondrio, Aldo Bonomi è andato via, forse sarebbe, credo che lo sappia. Sono queste, e Rimini, queste sono le aree in cui cresce di più l'occupazione. Il più alto tasso di occupazione ovviamente è a Milano, poi Bologna e Modena, però la dinamica è più forte in alcune regioni, in alcune aree a cui non si pensa, però potete pensare che c'è un modello ben diverso, sia quello della prima che della terza Italia. Vediamo cosa avviene nel manifatturiero e poi vi andrò su alcuni settori in cui sono i distretti. Qui il problema è come si muovono le regioni, le province e come si muovono anche i distretti. Nell'industria manifatturiera paga o non paga la specializzazione? No, vedete, c'è una distribuzione del tutto casuale. Ci sono regioni, quelle che sono più a destra, qui c'è abbiamo in asse della scissa l'indice di occupazione normalizzato, quindi l'uno è la media nazionale. Chi sta a destra dell'1 vuol dire che sono le aree più manifatturiere, tanto più sono a destra, tanto più hanno un forte indice di industrializzazione, tanto più sono sulla sinistra è il contrario. E poi vanno verso l'alto, se guadagnano, sotto se perdono. Vedete che perdono e guadagnano sia chi è specializzato, sia chi non lo è. Quello che è più avanti, più sulla destra è Vicenza, ma quelli che reggono di più sono Peso Urbino e Padova, se vedo bene, sono più piccole, Padova, sì. Non sono molto accentuate, tra quelle con un po' più di industrializzazione sono Reggio Emilia e Mantova. Però siamo già con un tasso di variazione negativo, perché se andiamo di qua, vedete, c'è una perdita del 18-19% dell'occupazione manifatturiera in 10 anni, nella media italiana. Quindi siamo buone performance tra i gamberi, ovviamente, però questo è abbastanza comprensibile. Il processo di integrazione internazionale fa entrare altri nel lagone internazionale ed è ovvio che i più industrializzati perdono colpi, questo è abbastanza normale che avvenga. Però il problema è che perdono colpi di più in alcune zone anziché in altre. Allora dicevo, anche qui sembrerebbe non esserci alcune, sembra che non sia importante questa variabile. Ora chiudo in 2 minuti. Industria alimentare, questa è curiosa e interessante. Qui la specializzazione non è in tantissime aree, ma il tasso di precisione è 6 o 7 volte superiore. Parma è più avanti di tutti, però non è molto dinamica. E ancora una volta che va bene sono Valtellina, Trento, Bolzano e Cuneo. La cosa è ancora curiosa, ma la mia spiegazione ve la do alla fine. Quindi sono territori a cui non si pensa, ma fatemi dire, anticipo in parte, sono territori di coesione, sono territori in cui c'è, in alcuni casi sono regioni a statuto speciale, quindi c'è anche un po' più di intervento pubblico, c'è un po' più di politica pubblica, ma su 2 delle 4 però, nelle altre 2 no. Certo, ma è un grande problema, certo è un problema serio questo, però c'è un problema, sono più coese quelle società in ogni caso. Guardiamo cosa avviene nel tessile abbigliamento, qui la media nazionale è una perdita di quasi 40 punti percentuali. Tragico, qui vuol dire che non si è tenuto proprio, cioè non si è,
secondo me non si è neanche cercato di tenere. Le due grandi aree di specializzazione cosa sono? Prato e Biella. Apparentemente c'è un comportamento diverso, mettendo assieme i testi di abbigliamento, Prato sembra tenere, va un po' meglio della media, Biella va molto peggio. Se lo facessimo solo sul tessile, Prato sarebbe come Biella. Sapete chi tiene per Prato e che tiene in un qualche modo a meno 20% l'occupazione? Il raddoppio dell'occupazione nell'abbigliamento, cioè per il 95%, 90% i cinesi. Io ho sentito dire da qualche imprenditore di Prato due o tre anni fa, dice fortuna che i cinesi cominciano a fare un po' di upgrading perché così cominciano a comprare i nostri prodotti. Certo, beh, però questo è un problema. Vengo soltanto all'ultima, la metalmeccanica, scusate, la guardate soltanto, non la discuto, Lecco è quella che sta più a destra, qualcuno tiene meglio, c'è Ancona che tiene meglio, c'è Varese che tiene meglio, ovviamente Milano e Torino vanno molto male. Vengo all'ultimo, al mobilio. Nel mobilio vedete che ci sono alcune aree, Pesaro Urbino ritorna e c'è, mi incuriosisce molto di più, Pordenone e Udine, siamo nella stessa piccola città. Allora vedete che c'è un comportamento, allora, per tutti i settori non c'è relazione tra specializzazione e comportamento, però troviamo nella stessa regione piccola, nello stesso settore, che c'è un distretto che tiene, un distretto che sbraca completamente, scusatemi il termine. Che cosa vuol dire? Che non è un problema né di territorio, di regioni, ma è un problema del comportamento delle imprese, è la virtuosità dei comportamenti, cioè tiene chi sta pensando al futuro, non tiene chi ha detto beh vado altrove, vado a lavorare dove costa meno, non mi preoccupo del territorio, vale a dire la vera differenza è il radicamento territoriale. Io non trovo altra spiegazione che nel dire le aree in cui mantengono l'integrazione di filiere, le aree in cui si preoccupano di introdurre le competenze, le aree in cui c'è capacità strategica, queste riescono a tenere, dove questo non c'è, c'è la relativa scomparsa o declino dell'industrializzazione. Non è un problema di distretti non distretti, perché se l'impresa del distretto si comporta come l'impresa standard, in un modo opportunistico, il distretto muore, ma non perché sia la forma distretto, ma perché la forma di distretto può resistere e regge. Se noi ragioniamo in questi termini, c'è ancora un problema di addensamento territoriale. Quali sono le competenze? Ho finito. Le competenze sono quelle che si formano nel processo di interazione tra le imprese. C'è un meccanismo di apprendimento continuo, nel meccanismo relazionale, che è tra le imprese, ma anche tra le istituzioni e le altre, tra le istituzioni e la formazione, tra le imprese e la formazione, tra le imprese e la ricerca. Sono la centralità di questo rapporto, è la collaborazione, la solidarietà, è il radicamento territoriale. Vi lascio l'ultima battuta, la battuta da qua, e sono le competenze di sistema, se volete, con questo chiudo, quindi è cultura, cultura dello sviluppo e, se volete, responsabilità sociale. Vi ringrazio. Grazie professore.